arrivé su ma steva na pacchianella, pigliava la faringa na lancella, cantava voce forna buttando amore. Signore e signori, buonasera, vi parla il Claudio Saltarella, vi parlo da Cassino, dall'altra terra di lavoro. E questa sera staremo insieme per la nostra solita ora, però parlando di musica identitaria, di arte identitaria, di cultura identitaria. Quindi andremo nel mondo dell'arte, come è nostra abitudine fare il martedì. E ci trasferiremo in terra di lavoro, ma ci trasferiremo nel cuore della terra di lavoro. E con chi lo faremo? Dopo il video capirete con chi. Arrivé su ma steva na pacchianella, pigliava la faringa na lancella, cantava voce e forna buttando amore, e che se n'è da storia ed era da lavoro. E come scorro l'acqua e chi succiuma, se porta amore e vita rindassi terra, se porta puro canto e una pacchianella, che buttava l'acqua rinda una lancella. E come coscio solo quando è stagione, e chi fatica e zappa dopo punta, quando ti vuole la capa sei chi ne surore, corre una pacchia nell'atto di sedà. Quando l'ultima scafa passo giù, io solo chiane scendo a mare, noi ci andiamo a casa a riposare, cantando una canzone da terra di Mazzura. O Borghe San Castrese sta una festa, lucerna cade all'ora, mano castiella, se viene a ballare tanti figlioli, contento di raccogliere in terra da lavoro. Io vengo di mare, sciosso, rinde canneta, io canto pacchianella, se fa sentire, cantando a voce fronna, sotto a sistella, secondo tutte fatte si terra bella. Ebbene, come avete visto, era un fiume, c'era un canto popolare, il fiume Volturno, bellissimo fiume, il fiume sacro insieme a quello del Garigliano, per noi purtroppo identitari un fiume che ricorda tristi momenti, e era un fiume che in cui era appena piovuto, quindi nella sua massima forza, e che, perché? Perché parleremo con un musicante, con un cantore di quella terra, che è stato adottato da quella terra, e parlo di Lello Traisci. Ciao Lello, come stai?
Salve, bene, buonasera a tutti, grazie per avermi ospitato in questa bellissima trasmissione, sono contento e onorato e auguro un buon anno nuovo a tutti i compatrioti che ci seguono. Ciao a tutti da Lello. Grazie. Ti è piaciuta la sorpresa del video, eh? Molto, molto, molto bella, grazie, veramente mi fa piacere anche perché questo è il video dell'ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme alla Paranza. Ah, bene, bene, poi ne parleremo mano a mano che avremo questa, andremo avanti con la trasmissione. Lello, tu quindi prima di iniziare a parlare della tua vita artistica, dici dove sei nato, le tue origini e perché sei a Castelvolturno. Certo. Allora, Lello Traisci nasce a Napoli circa 50 anni fa. Io sono nato a Villa Cinzia, a Soccavo, quindi proprio nel cuore di Napoli, dove ci sta anche lo Stadio San Paolo. Però poi sin da piccolo ho girato un poco ovunque perché mio padre era capispettore navale e mia madre era interprete di lusso. Quindi ho girato un pochettino tutte le zone d'Italia dove c'erano dei porti. Vengo da una famiglia mia di origine è di Ortanova e di Foggia. Difatti, noi Traisci ancora ci sono delle strade dedicate ai nostri avi lì, in mezza Puglia. Mentre da parte di mamma sono caprese, perché mia madre appartiene ai Cerio di Capri, il famoso scrittore Edwin Cerio, che fu sindaco quando fece venire Kirk Cable e Sophia Loren a girare il famosissimo film in quel che era Capri. E questo è tutto. Mi trovo a Castelvolturno per scelta, l'ho voluta adottare perché essendo io faccio il musicista, sono un musicista, ho studiato al Conservatorio San Pietro a Maiella, mi sono diplomato in chitarra classica, però non ho avuto la fortuna di poter vivere di questo, quindi che ho dovuto fare? Comunque dovevo campare, ho pigliato una mini laurea come operatore sociale e mi occupo quindi delle fasce deboli facendo dei progetti con i vari ministeri. Adesso lavoro con il Ministero degli Interni e mi occupo delle fasce degli immigrati, quindi faccio dei progetti con gli immigrati che vengono, non questi famosi barconi, è inutile che ne parliamo, è una delle tante piaghe che lo Stato italiano non riesce a risolvere perché è incapace. Vabbè, comunque, a parte questo, scelgo Castelvolturno per vivere perché mi innamoro della zona, ma soprattutto mi innamoro delle persone che c'erano qui, che non avevano ancora capito la bellezza e la ricchezza che avevano. Perché vi assicuro, al di là di quello che fanno vedere i mass media, le brutture, io ho scoperto delle cose bellissime che poi potrete trovare su tutti i miei canali YouTube e Facebook che ho. Ci sta uno dove parlo delle mie ricerche antropologiche e culturali che ho fatto grazie ai racconti delle persone anziane del luogo. Che addirittura mi hanno cantato delle canzoni nella lingua autoctona, che sarebbe lo sgombro, la lingua che parlava il primo popolo italico, la sono riuscita, alcuni vecchietti la ricordano ancora, l'hanno conservata, il primo popolo italico che è vissuto proprio nella piana del Volturno, che erano gli Osci, e prima ancora degli Osci c'erano gli Opici. Qua stiamo parlando tra il primo al VI secolo avanti Cristo, quindi in piena epoca proprio diciamo di evoluzione della razza umana. Questo è tutto. Lello, gli Osci hanno molto prima, molto molto prima, nascono molto prima gli Osci. Gli Osci, sai, che si confondono con i Sanniti, e la nostra terra è infatti la nostra lingua. Tu lo sai, non ci sei mai sentito prima, insomma, se volevo parlare l'Aborino, potevo parlare l'Aborino, ma sia nello napoletano che con l'Aborino, sto a Cassina, l'impressione osca è presente, e quindi ha radici antiche, tra l'altro. Veramente un popolo straordinario, quello degli Osci. Senti, quindi tu mi hai detto che ti sei diplomato in chitarra classica a San Pietro a Maiella. Che quando io studiavo a San Pietro a Maiella c'era proprio Roberto De Simone, no? Il famoso, quello che poi ha fondato la Nuova Compagnia di Canto Popolare, quello che ha fatto la Gatta Cenerentola, ha scritto mia, Vabbè, che tu era il nostro direttore del conservatorio, e lui me lo quindi diceva. l'hai Ah? fatto negli anni 80 ti sei diplomato. Sì, e quindi poi mi sono diplomato nel 95. E quindi lui me lo diceva sempre perché vedeva questo tipo. Io già da piccolino ero sbarazzino, ero tremendo. Diceva: tu non sei tagliato per fare la musica classica, ti prenderei pure il diploma, ma alla fin fine io ti vedrò fare musica popolare.
Anche perché poi io già all'epoca bazzicavo un poco con Marcello Pasuto, Peppe Barra, e quindi già me la facevo con questi personaggi che erano famosi, proprio perché mi piaceva questo genere, lo sentivo proprio mio. Perché secondo te ti ha detto questo Roberto De Simone? Ma secondo me perché mi voleva spronare, perché lui vedeva, dice, lui ha sempre amato la musica classica ed è uno dei più grandi, però lui la passione che ha messo durante la sua vita, durante la, diciamo, la sua energia più vitale che ha avuto giovanile, comunque l'ha investita sulla musica popolare, sulla ricerca. Difatti io adopero ancora oggi metodi di ricerca che adoperava lui all'epoca. Ah, quindi, oddio, questo tuo aspetto, anche perché, sai, per entrare a San Pietro a Maiella, se non sei bravo non ci entri là, quindi vuol dire che tu sei per... Che al di là di questo, io sono il primo chitarrista mancino che suona all'incontrario che si è diplomato a San Pietro a Maiella. Ed cioè, è stata una cosa proprio tremenda. E quindi io Senti, tenevo, Nello... quando ho fatto gli esami, avevo la commissione con gli occhi addosso, ma io dicevo: voi non dovete guardarmi, qui mi dovete ascoltare. Cioè, alla Senti, fine. Nello, come al solito, quando facciamo queste chiacchierate, il copione, quello che ci hanno detto prima salta tutto, ma non da fare una pezza che ti ricorda questo tuo, oppure quello che tu hai suonato quando sei stato lì giù, velocemente, un paio di minuti, dai. Che Sì, allora io vorrei. ti ricorda San Pietro a Maiella, dai. Cosa che mi ricorda San Pietro a Maiella, allora ci sta una rivisitazione di Esce Solo, che è poi uno dei canti più antichi della musica popolare, 1200. che io l'ho rivisitata e l'ho fatta diventare Esce Solo a mare. E ve la faccio ascoltare brevemente. Esce il sole, scagnella baratù, scagnella miragetta, cavallo 4C, città 50, tutta la notte canta, canta viola. Non piovra, non piovra, caccia e amabra, la povera, tu grana, massa, massa, già faccio da messa, tutta ce vedremo mare, piovere di ancora, lascia la canzone popolare, raggio la speranza, povere che sta terra, noi daremo solo da noi daremo mare, noi daremo mare, noi daremo mare. E la chiudo qua, se no poi dopo diventa troppo lunga. Complimenti. Quindi noi Grazie. abbiamo l'onore e la fortuna di poter chiacchierare con il primo diplomato di chitarra classica che suona in maniera mancina. Complimenti. Sono io onorato e sono io che ho l'onore di stare con voi, grazie. Senti, Lella, ma poi quindi tu hai cominciato proprio dalla base, come Roberto, hai cominciato a ricercare, le tue ricerche dove sono andate? Dove si sono trovate queste cose? Io le mie ricerche le ho fatte perché poi io ho avuto la fortuna di suonare per un bel po' di anni insieme a Marcello Colasurdo, che tutti quanti conosciamo, anzi lo saluto, ciao Marcellone, ti voglio bene. Allora, poi vedevo che c'erano migliaia e migliaia di paranze, che ognuno aveva la sua. E notai che dove abitavo io, dove io lavoro, dove comunque faccio una vita di comunità e tutto, mancava questo. Allora dico, perché non incominciare a scavare, a cercare? Vedevo, è possibile che questa terra
che è secolare, tutto Nutena, Candiva, e me ne sono andato a cercare prima tra gli amici che avevano una certa età, perché a me poi mi è sempre piaciuto, io ho sempre frequentato persone molto più grandi di me, quindi è stato facile. Allora, tramite un altro, chi mi presentava il nonno, chi mi presentava il papà, e l'intervistavo, il regista, dicevo, ma tu ti ricordi una canzone, ti ricordi un aneddoto, ma qua che c'era, prima sta strada, come si chiama? E ho cominciato a stipulare queste raccolte di registrazioni audio di questi vecchietti. Una volta che ne ho raggruppato una ventina, poi le ho pubblicate. Quando questi vecchietti hanno visto che pubblicavo la roba e usciva il nome loro, la foto loro, qua là, si è creata una vera e propria sorta, che ogni tanto veniva qualche bicchierello fuori a porta mia e diceva: poi Raffaele, mi sono ricordato una canzone, registrava e così via. E quindi mi sono fatto un archivio di tante cose, e poi studiando queste canzoni, cercando di ripetere così, la sera mi veniva l'ispirazione per creare nuove canzoni su pezzi che poi ho inventato io, che però raccontano comunque fatti, aneddoti di cose passate che succedevano qui in Castelvolturno, in terra di Ah, Lavoro. quindi diciamo che per te la ricerca è stata un punto di partenza per comporre nuovi pezzi ispirandoti alla ricerca antica. Sì, indubbiamente, ma è stato anche un modo di riscatto per questa terra, proprio perché io, appunto, non essendo nato, io amo Castelvolturno, quindi ho voluto ricreare questo genere, ho voluto portare alla ribalta questo paese, perché ci stanno anche cose, voglio dire, ludiche, culturali, e belle, non ci sta solo la terra dei fuochi. Vabbè, la terra dei fuochi con un altro discorso, c'è una strumentalizzazione su quelle cose, però se vuoi faremo un'altra trasmissione legata all'immigrazione, la terra dei fuochi, ma non parliamo oggi di questo. Non ci tengo, guarda, io ci lavoro nel settore, quindi quando parlo di musica non mi piace, però era giusto per far No, capire Lello, te lo dico sinceramente. come è stata una cosa di riscatto per me, perché quando Lello. io mi presento come cantore, io mi presento come cantore di Terra di Volturno, non a caso qualcheduno che a qualche giornalista si è permesso di scrivere: Lello, traisci la voce del Volturno, a che? Io dico, io non tengo manco voce a casa mia, ma che, cioè, voglio dire, il Volturno c'è una sua voce ben identificata, e sua è quella di un popolo che è vissuto Senta, nei secoli. Lello, non sto scherzando, noi se vuoi con calma, noi giorni facciamo una trasmissione solo parlando della terra dei fuochi e della questione immigrazione, e usciamo fuori tante cose che la gente fa finta di non vedere o fa finta di non capire. Ma io difatti, non a caso, Tammurriata a San Castrese, che poi è ripresente anche in quest'altro CD, perché in effetti questo CD sono dei revival di alcune vecchie canzoni più Tre Nuvole, di cui una in collaborazione con Marcello con la Sottopure. Ci sono tre brani che abbiamo fatto in Marcello insieme, dove il ritornello, questo dice: San Castrese, benedice al suo paese, che a te t'ha fatta santa e oggi cazzo le migranti. Perché? Perché non ci dobbiamo scordare che la maggior parte dei nostri santi patroni venivano tutto dall'Africa. San Castrese veniva dall'Egitto. Cioè, Sì, voglio dire, e noi siamo stati sempre terra dove sono ma venute gente da fuori e sono stati qua. tu prima si è detta una cosa giusta, che non si sa perché non si risolve il problema. Quello non vuole essere risolto. Poi ti spiegherò la trasmissione. Lei mi piglio l'impegno per parlare cose serie, non convenzionali, non conformiste sulla questione immigrazione e terra dei fuochi. Perché qua c'è zucca, lo fanno tutto quando un coppa Ah, sì, spiegazione. vabbè, sì. Però ti voglio dire una cosa, io vengo da Sessa Lunga, no? Anche se abito a Castiglia, quindi sono sul Garigliano, tu stai a Castelvolturno, l'ho detto di cosa, che la terra di lavoro, con il cuore Castelvolturno, che cosa è successo? Che appartiene alla provincia più antica d'Europa, è la terra di lavoro. E quindi calcola che per secoli la terra di lavoro, fino al 1870, fino a quasi dopo anche l'unità d'Italia, era non soltanto la terra più ricca d'Italia che dava ricchezze più importanti, ma anche stato con l'impero delle Spagne, è stata anche la provincia più ricca d'Europa. Quindi parliamo del mondo, perché l'impero delle Spagne aveva il Regno di Napoli come il suo centro. Quindi la terra era ricchissima, ma basta leggere i viaggi in Italia di Goethe, di Stendhal, per capire che cosa era la terra di lavoro, e quindi Castelvolturno. Quindi io
non soltanto sono legato alla nostra terra per questioni storiche, identitarie, ma perché l'amo fino nelle mie viscere. E quando vado, non ti nascondi, capita a Cassino spesso, quando vado a Napoli, vado spesso a Napoli. Me la passo da Mondragone, passo Castel Volturno, vado a Napoli, non faccio l'autostrada, tutto un altro mondo. E non mi hai fatto caldo fino. Tu hai nominato San Castrese, si è fatto un guaio, sai perché? Perché io sono venuto dalla frazione di Sessa, che vivo di San Castrese, e mo mi ha dato la notizia di San Castrese, Non c'è problema. Allora. Valente randana, Susanna bella, Valente sopravvaia, Papà Castiglia. Papà una barca vecchia, tutta scassata, dall'Africa partisse, quasi sbarcata, Santa Sede, Santa Sede, benedice sul paese, candeta quanto sai, oggi danzo dei migranti, Santa Sede, Santa Sede, benedice sul paese, candeta quanto sai, oggi danzo dei migranti. Da un arrivo giù, ma per la diceva, a gente si paese, non lo creava. Finata la ne fatta, tanta gioia, pure la tutela, che tocca, santa sede, santa sede, per il suo paese, che ha detto quanto sa, che oggi non so dei migranti, santa sede, santa sede, per il suo paese, che ha detto quanto sa, che oggi non so dei migranti. Bellissimo, bellissimo. Mi hai emozionato, bello, sì, grosso. Aspetta, aspetta. Grazie. Su YouTube di Lello Traisci troverete i video dove io sono l'unico artista al mondo, sicuramente, ve li potete scaricare gratuitamente, non c'è pubblicità, non c'è niente perché è tutta roba mia e io la do a pubblico senza che cacciano soldi, perché secondo me la musica, la cultura deve essere fruibile. Io non posso fare un CD che mi viene a costare 5 euro e poi un coppo bancariella e qualche negozio, non voglio fare nome, si nome del giorno, ad assare 20 euro, perché un poveriello che non tiene i soldi per portare un piatto a tavola la sera, ma come so catto un CD di 20 euro non se lo potrà comprare nemmeno mai. Allora, per evitare questo, io la mia musica ho deciso la regalo sia su YouTube, sia su internet, e sia faccio proprio il CD, eccolo qua, lo regalo. Ci sono dei negozi dove ce li vado a portare e loro, ogni cliente che va, se è interessato, se lo vende e se lo porta a casa. E che te dice, Lello, ma stai a fare sta zitta, mamma, un attimo bloccata, ma oggi ripiglio un attimo un filo. Senti, Lello, ma ti cacca un aneddoto particolare, tutti questi vecchiarelli che ti venivano a qualche nome che ti è rimasto, questi vecchiarelli che facevano Zininetta, che è venuta a mancare da poco, che è quella che mi ha ispirato la canzone dell'acquaiola. E mi raccontava, io non lo pensavo, diceva giustamente, dice, quando noi ci stavano i contadini che andavano a lavorare, quindi in pieno agosto, sotto al sole qua là, c'erano le ragazzine, quelle che più erano svogliate, che i genitori le mettevano a fare l'acquaiola e pigliavano questi grandi vasi di terracotta che a Napoli chiamavamo Mummarella, ma invece qua nel Casertano noi chiamiamo l'ancella. All'ancella. All'ancella. Sì, pigliavano questa lancella, andavano a riempirla. Pensate quanto doveva essere bella, pulita e fresca quest'acqua del fiume, no? Illo tempore. La prendevano, la riempivano e portavano a bere ai contadini, alle contadine, ai pastori, no? Che all'epoca c'erano anche i pastori con i greggi che camminavano da un lato e dall'altro delle sponde del fiume. E quindi mi racconto questo fatto e mi raccontava lei che poi molte volte, quando incominciavano a farsi più grandicelle, più che incontravano il primo fidanzatino, cala, diceva: ma si è accorto perché il poi fidanzatino voleva concludere, no? Capiamoci. E quindi loro molte volte dicevano: a pigliare la papà, o fa calmace, le vanno a bagna sana sana,
spegnere questi bolloni se e aveva fatto. quando ritornare indietro a ripigliare l'acqua. Qui, se no si faceva come Donna Rosa, no? La verità, quando mi raccontò sta cosa, sta picchianella, no? Ma quanto era bello. A me mi venne proprio voglia di dargli un abbraccio, perché ma guarda che non c'è cosa più bella di quando una persona anziana si racconta. Anche perché, poi parliamoci chiaro, nella vita frenetica che noi abbiamo, gli anziani vengono, anche quelli che teniamo ancora a casa, che vivono fortunatamente con i figli, con i nipoti e tutto. Comunque vengono un attimo, in un momento della giornata vengono parcheggiati, vengono tenuti, e loro come hanno bisogno invece di parlare, di esprimersi, di dire la loro, che magari anche se non è più così perché poi i tempi sono cambiati, però è bello ascoltare le persone anziane. Bello. Io devo dire la verità, io li adoro gli anziani, cioè. Ehi, Lello, purtroppo la televisione ha ucciso tutte cose, perché noi siamo cresciuti, l'ultima generazione che è cresciuta con quei fattarielli fatti più stupidi che ci raccontavano il nonno nostro, Sì, infatti. dove praticamente è uscito fuori il capolavoro in assoluto, che per me è eccezionale, l'uno dei ricordi del Basile, quindi che la era alta, che la storia che si raccontavano i vicini camini, le chiarelle che raccontavano il nipote. Quindi la fiaba, no? Oggi queste cose, questi vogliono oggi entrare nessuno, anzi, io ho già visto che molte volte cercano di raccontare qualcosa ai piccoli, ai creatori più piccoli, se non fossero proprio, però ormai televisione, videogiochi, fantacalcio, Magari lo si azzeccano sul cellulare così smartphone, quindi non sono più curiosi. E noi siamo cresciuti con questa tradizione che veniva tramandata, cioè praticamente l'alfabetizzazione non scritta, senza la scuola, la cosa più bella. E dimmi una cosa, non mi sei fatto incuriosire, che cada storia, nata storia che ti ha ispirato. allora mi raccontava, ecco, questa la possiamo inserire nel fatto di come la lingua osca ancora oggi è presente nel nostro dialetto. Mi raccontava un vecchietto, no, che quando loro creavano i pozzi per pigliare l'acqua nelle campagne, anche perché non sempre le campagne poi stavano vicine a fiume, quindi per irrigare tutto loro creavano questi pozzi e li facevano fondi, profondi. La profondità loro, nel dialetto loro, dicevano è futa, è futo. Io ho scoperto poi che uno dei primi strumenti a fiato che noi abbiamo avuto nella zona si chiama proprio il futo. Il futo altro che non era, che era una conchiglia di grandi dimensioni che gli osci bucavano da un lato e ci soffiavano dentro e dava un suono cupo, tordo, tipo più o meno... E serviva da richiamo per dare come un segno quando bisognava iniziare a lavorare e terminare il lavoro. Quindi, Senti, bello, gasciate un poco, se no ti viene questa capa tagliata, non mi piace, come stai incantando. Non lo so. Ah, quindi vedi che caspita. Prima che andiamo a mancanza, un altro episodio. episodio che mi raccontarono, ecco, che prima che ci fosse fatto il ponte di Castelvolturno, ci stava come la chiamavano loro, ci stava questa grande chiatta di tipo barca, ma era enorme, che loro traghettavano da una sponda all'altra del fiume, quindi dal lato destro al lato sinistro e viceversa, e ci stava questo signore che la scafa la chiamavano, ecco. E la scafa, sì, la scafa pure da noi. E c'era sto tizio che guidava la scafa, che poi altro non faceva, si la tirava, c'era un filo da un lato della sponda all'altro e lui con le mani faceva questo gesto e la scafa si muoveva. Ma mi hanno raccontato addirittura che lui traghettava le mandrie di bufali con questa scafa, quindi figurati quanto era grande. E su poverella da forza le braccia tirava da un lato all'altro questa zattera, con il peso di tutti questi animali sopra e La così nostra via. è una grande civiltà, perché era la città, io la chiamo la città della scafa, perché prima senza i ponti,
Uovo e ricchi, benestante, è molto grande insieme in coppa la scapa, quindi pure se segnalò altro paese, se non lo dici all'altra parte, la sta con la bufala, con la ufara. Niente, Lello, siccome la terra del lavoro è terra delle tamurriate, ma anche soprattutto parte dalle zone nostre, finisce Sessa Mondragone, terra del Ballarella, ma a Castelvolturno, che questi canni che hai recuperato, a parte quindi sono tutte tarantelle, però che era più che altro la Va bene, no, ma Castelvolturno. tamurriata o di Ballarella. Ho trovato dei canti a dispetto, ho trovato delle villanelle, ho trovato delle filastrocche che raccontavano ai bambini, tipo chi sto poppane, chi sto dice non ce ne sta, chi sto dice va là a piglia, chi sto Ma dice al ritmo di Ballarella o di tamurriata? cosa? Al ritmo di Ballarella o di tamurriata? No, erano proprio, come te le devo dire, cantilenanti, più o meno. Ma che sapete? Oppure erano, per esempio, ce n'è una che fa Ehi, sono un eis, con bene passa via, mamma non ziata, ma non so far arrivare. Manritu con quando vincia, manritu con quando vincia, sa per nascere l'anima di Dio, sa manritu con quando vincia. Cioè questo era un canto che una ragazza cantava a dispetto al moroso che l'aveva prima messa incinta e poi non so, non sa volevo sposare. Allora lei diceva, mi hanno detto che quando lo vinco io, perché tu mo ti mi pigli e mi sposi e così via. E la cantavo ogni volta che usciva di casa. Quindi Hai capito? sono cantilene più o meno, sono nenie se Sono vogliamo. tornelli, sono Sì. cantilene e te lo guardo che è stornello per creature, che facevano i creature. Aspetta, no, francamente non me li ricordo. Ah, Non... quindi dimmi una cosa, Lello, ma nelle tue ricerche hai trovato pure qualche ballo particolare che si faceva? Era soltanto Non ballo. me ne sono interessato, anche perché poi è difficile. Fatti vedere dal vecchietto più o meno come si ballava, così è. Quelli, balli. Allora, per fare la ricerca antropologica sui balli, tu devi andare quando fanno proprio queste feste paesane e ti devi registrare quelli che ballano. E se ti capita poi qualche persona anziana, puntare su quello che sicuramente, diciamo, è quello più tramandato. Però io mi sono occupato più che altro, io ho trovato per esempio sei preghiere in dialetto. In lingua madre, lingua Sì, e algonquina. ci sta, se vedi su YouTube, ci sta canti e preghiere del folklore casertano e ci sono sei preghiere in dialetto dove io spiego pure in quale epoca, diciamo, della liturgia queste preghiere venivano dette. Beh, lì addirittura ne ho trovata una per esorcizzare, quindi vuol Senti, dire che Lello. facevano Lello, senti. esorcismo. Siccome non siamo in tempi normali questi, no? Perché c'è una brutta bestia che ci sta schiettando un colpo. E a sto punto, in lingua laburina, ce lo fa che sapere chi era questa preghiera che esorcizza? Te la Allora, sente, te la vabbè, no, ricordi? non me la ricordo, però più che fare la preghiera che esorcizza, io vi vorrei far ascoltare il canto che io ho fatto alle Mater Matuta, che sono le antiche statue, poi che Sì. venivano. Dio, Poi, e poi dopo parliamo, se vi fa piacere. finito il Dimmi. pezzo, poi ci dici che cosa c'hai dal collo, eh? Finito il pezzo, l'ultimo pezzo e poi ci dici che tiene un collo, che tiene in canna, come si dice. Brindasi terra, la statua parte tua, casa poteva, passerà prosperità, e accenna capriata, e sembra arriva che struciuma, a storia si faceva, e oggi sta morto e Mater Matuta, quanta amore t'avevi imparata, Mater Matuta, quanta
Faccia signata, lo sole dura, vita si terra, ricchezza e vita, madre terra dolce e fruttata, ma passo e pare cagna che me. Oh, amore che sta gente ed è non te scontata e indovora danza armata madre madre quanta morta riparata madre madre quanta morta Madre madre, c'è sempre di più. Madre madre, da ringraziare la sua Bravissimo Lello. Grazie. Ma stasera che hai deciso? Mi fa imbazzirmi. Ma sono contento, mi fa piacere. No, stai trasmettendo emozioni forti. Poi la terra mia è troppo bella, guarda. La terra mia, la terra, no, tu sai che la terra di lavoro iniziava a Sora, a Fondi e finiva a Nola, Cicciano, pure a Pica Quenza arrivava. Quindi sì, pensa sì, tu come era bella. E mo, cioè, da spiegare che ti inganna. Allora, ecco, allora, questa me la sono fatta fare io, perché da quando io sono stato al Museo Campano. Questa è una mater matuta che ho fatto fare, mi sono fatta fare io in vetro esina, e poi se mi concedi sta anche sulla copertina del CD, la vedete? Questa è una delle mater matute presenti al Museo Campano di Capua, ce ne sono ben 160 ed è la prima divinità in assoluto mondiale. È la statua, sono le statue più antiche che abbiamo e ce l'abbiamo noi qua, erano le nostre prime divinità del periodo degli Osci, quindi voglio dire è un qualcosa che c'è. Io nel primo momento che sono entrato al Museo Campano e le ho viste, ho avuto proprio il cuore si è aperto, mi sono innamorato di questa divinità e l'ho voluta rendere mia, e la sera stessa che la vidi, tanto fu l'emozione cosa mi viene l'ispirazione per scrivere questo pezzo. Ma vi dico questo, quando ho fatto il video e la registrazione di questo pezzo, alla maggior parte dei componenti del gruppo non piaceva e mi avevano detto no, la fare, no, è brutta, ti faccio vedere che un buco è là. A che dissi, ragazzi, non è che io la voglio fare, io la devo fare perché mi è stata mandata, è un richiamo. Da quando sono 3-4 anni che è successo questo, da quando io ho incominciato ad abbracciare la storia di questa divinità, la mia vita è cambiata, mi è andato tutto ancora meglio di quello che andava, devo dire la verità, e sono contento. Quindi io ho fatto in modo che questa divinità sia sempre con me, io sia sempre con me. Quindi quando vado a suonare metto questa collana che mi sono fatto fare, c'ho delle immaginette della Mater Matuta in ogni angolo di casa, giù allo studio c'ho proprio la statua, diciamo, fatta in tuffo, queste cose così. E questo è uno dei miei pezzi preferiti che adoro e cerco di farlo sempre quando vado a suonare a qualche parte. Senti Lello, dobbiamo parlare un attimo di quel Museo Campano, che è l'unico al mondo. Difatti, allora io ho la fortuna... Aspetta, è un unico al mondo per un motivo ben preciso. Perché è l'unico museo al mondo dove ci sono quattro civiltà rappresentate: la Osco-Sannita, l'Etrusca, perché Capua è un nome etrusco, città etrusca, greca e romana. Nessun museo al mondo ha quattro civiltà nello stesso posto.
ma purtroppo lo sanno in pochi, è poco visitato, non so perché non è pubblicizzato, non me ne frutto, perché poi ognuno dice la sua, però è un problema non del museo di Capua, è un problema di chi non ci va in quel posto. Ma difatti, ma allora io dico questo, però è problema di chi non va in quel posto, però io poi ti faccio una domanda, perché quando in tutta Italia ci sono le giornate dove si vanno a visitare i musei gratuitamente, noi vediamo che molta gente si reca a tutte le parti possibili e immaginabili, e poi magari chi proprio che sta a capo della vicina non sa manco che esiste e non se lo va a vedere. Voglio dire, magari fa chilometri, se ne va a Firenze, se ne va a Roma, e altre cose, e non va a visitare quel proprio. Ci sta gente che a due passi non conoscono i palazzi reali che tenemmo. Problema ah, certo. Perché viviamo l'era del terzo millennio, del politicamente perfetto, del turismo valcurvo. Quindi sono quelli sempre i soliti sponsorizzati, ma gente che non capisce niente, non fare un museo per lì. Io ho avuto la fortuna l'anno scorso, ed era già periodo di lockdown, che la presidentessa del Touring Club Campano, la Troili, carissima persona che io stimo, mi volle per la giornata dell'Appia Day e disse: noi facciamo la chiusura al Museo Campano. E disse: chi meglio di te, Lello, può venire a fare un concerto? Che ovviamente lo regalai, perché il Museo Campano non poteva dare i soldi a me e al gruppo, per non darevano fondi, poverino. Allora dissi: vada, proprio perché me lo chiede il Touring Club, io sono contento e onorato di essere stato chiamato da voi, io ci vengo, anzi portai pure lì una pila di CD che regalammo a tutte le persone presenti, e io sono stato felicissimo, anche perché potetti cantare feci una fronna che mi inventai in quel momento vicino alle Mater Matuta, ed è stato un regalo bellissimo per me che ho ricevuto poter cantare. Io sono uno dei primi cantori di musica popolare che ha fatto un concerto come musica popolare nel Museo Campano. Quindi io ho visto quelli degli amici di Pignataro, di Giacomo D'Angiò, sì. Ha fatto un bellissimo concerto, andai a vedere quello. Ma ho fatto i musei, guarda, io abito a Cassino, no? Qui ci sta un museo archeologico che è molto piccolo, però ci sono tre perle di portata universale. La prima, hanno trovato un letto funebre in avorio. Prima, romano. Poi, aspetta, ci sta l'unica spada italica antica, chi dice Volsca, chi dice Osco Sannita, no, ma non ha importanza, in cui c'è anche il fodero. Che di solito le spade si trovano senza foglie, dice spade e fodero. E poi ci sta trovata San Vittore, qua lo sai, San Vittore del Lazio, no? San Vittore, per il cimitero di lavoro. La prima spada romana a uncino, quella di rappresentanza con il nome scritto Urbe. Aspita. Quindi se uno volesse fare il lavoro, comincia a Carcassino. Poi si fa il museo archeologico di Sessa, poi fa quello da Sidicino in Cittano, poi si fa quello da Capua, cioè praticamente, e poi fai quello di Venato. Cioè, per non parlare poi dell'anfiteatro che teniamo a Santa Maria Capua Vetere. Sì, per finire a Capua, infatti, basterebbe questo tour di 5-6 musei archeologici. Ma di fatto. Per terrenghi la panza. Cioè, io penso l'ignoranza di tutti questi operatori culturali che sono tutti ignoranti, nessuno ha mai pensato di fare un tour archeologico dalla terra di lavoro. Esatto. Non mi sbaglio, bello. Ma allora io ti dico questo, ma tu devi sapere che qui fanno molto spesso dei festival di musica popolare dove chiamano gruppi da Napoli e tutto, e poi non chiamano, a me non è che me ne frega più di tanto, che voglio dire, non me ne frega, non chiamano me che sono uno dei pochi che canta le storie di questa terra, cioè voi facite a Mondragone, facite a Sessarunga, facite i festival, chiamate i gruppi popolari di Napoli, i gruppi che cantano le tradizioni loro, e poi a me che canto le tradizioni mie,
che ho fatto delle ricerche, non mi chiamano proprio, ma forse non mi conoscono neanche. E guarda che io sono uno che ci stanno libri che parlano di me, ci stanno ragazzi che si sono laureati in antropologia, hanno fatto la tesi di laurea su Dello Traisci, voglio dire, mentre all'Inter, che voglio, ci stanno, è uscita l'enciclopedia dove io ho curato, eccola qua, l'enciclopedia che parla proprio canti popolari di terra di lavoro. Questo è il primo volume dove io a un certo punto ci sta la pagina di Castelfortunato che è stata scritta da me. Poi dico io che sono così citato dappertutto su libri, esco in articoli, sono uno dei pochi artisti che rompe le scatole proprio perché faccio cose sociali. Poi stanno uscendo un sacco di articoli sui giornali web proprio per il fatto che io ho fatto menzionare alcuni negozi dove distribuiscono in omaggio i miei CD. Quindi voglio dire, poi gli organizzatori, voi create una cosa e non chiamate all'Ello Traisci, cioè è una defiance vostra, non mia. Il Perché... problema, sai qual è? Io conosco tutti gli amici che organizzano stessa cosa, sono carissimi amici, oggi ho fatto pure trasmissioni. Purtroppo, vediamo quello che hai detto, tu hai detto prima, sì, a parte che stessa è una tradizione tutta sua, quindi stessa è un altro mondo. Lui. Benissimo, io l'ho letta. Noi abbiamo collaborato per quel volume di quel libro che ti ho fatto vedere. Sono stati veramente, sono bravi, è una cosa Ma la bellissima. tradizione musicale, ma là parliamo di. Lì, per esempio, ho fatto una trasmissione, poi non so se l'hai visto, poi ti mando il link sulla sordellina napoletana scoperta da Marco Tomassi attraverso un quadro che stava a Sesta. Poi ti mando il link se lo vuoi guardare con la zoom. Quindi Sesta è la sorellina minore di Napoli per quanto riguarda la musica. Al mondo, se, no, cioè, lasciamo perdere. Quindi, Io ho però. molti libri dove addirittura ho trovato le partiture che non so quale associazione ha fatto, ma non mi ricordo. Ce l'ho giù allo studio. Proprio hanno fatto dei libri con le partiture dei canti popolari loro e io me li sono studiati perché Dove poi a me stanno? piace, comunque a me piace saperne un poco di, cioè voglio dire, io faccio pure, dice, io mo per esempio con gli immigrati sto facendo, mo li devo riprendere perché abbiamo avuto le ferie natalizie. Io mo da lunedì prossimo riprendo di nuovo, insegno musica sperimentale con questi ragazzi e sto facendo la raccolta di alcuni canti autoctoni loro nelle lingue, nei dialetti, diciamo loro, perché poi la maggior parte dell'Africa chi parla francese, chi parla inglese e poi ci sta una piccola parte che parlano addirittura il portoghese. Portoghese. Portoghese, però poi ci sono le lingue vere e proprio loro con i canti loro e io già ne ho raccolto una trentina. Quindi voglio dire, a me piace la musica etnica proprio di tutte le parti del mondo. Poi ovvio, io mi soffermo su quella mia, su quella di Castelbo perché ho Certo. deciso Lo sai di. che la nostra del Regno di Napoli, la musica popolare nostra, siccome era stretto collegamento con la musica importante del San Carlo, nessuna musica etnica al mondo raggiunge le melodie e le sinfonie che abbiamo noi. Quindi, ma perché questo è un mondo a parte. Noi per molti secoli la musica era per noi, per il nostro regno, era industria nazionale. Quindi, in continuazione, la musica napoletana barocca prendeva dalla musica popolare e viceversa, quindi non è per noi chiamarla nostra musica etnica, non è, noi è musica popolare, è musica impegnata. Abbiamo fatto due convegni con Enzo Amato, maestro Enzo Amato di chitarra, La musica del sole, presentando il suo libro, insomma, abbiamo toccato a fondo alcuni di questi aspetti. Poi, tra l'altro, devi sapere che grazie a Ferdinando IV, infatti, tutto quanto adesso la mette in coppa, tutti quelli che fanno la musica popolare adesso la mettono la sua immagine nella stanza. La musica popolare è diventata musica esatta. Lui la fece arrivare a corte, la fece trascrivere e soprattutto dopo quella napoletana da Murriate, quella della zona nostra, l'ha già trascritta, ma lui poi fece trascrivere addirittura la pizzica, fece trascrivere la ballarella della Speramana e addirittura pretese al suo funerale che venisse suonata, oltre che le nostre danze popolari, la musica importante, ma anche pizzica e ballarella, per dirti. E chi se quando vai in Estalente, quando parli di Napoli, loro pensano di essere, cioè lo schifano tutto, sono la massa ignorante tutto quanto, la stanno aperta. Guarda, non mi soffermo proprio perché certe persone. Allora, quando si parla male o si denigra una città che c'è una storia come noi, ma alla fin fine
è una lama a doppio taglio, perché fai capire che la persona che sta parlando è priva di storie, è priva di riferimenti storici È sorta di sociali. commercio di inferiorità. E poi, tra l'altro, tutti i più grandi compositori del regno venivano a Napoli, tutto quanto. Quindi, a Napoli dove tutto nasce. Quindi, inutile che. Senta, ma tu suoni pure qualche altro strumento oltre alla chitarra, Elena? Io ho imparato a suonare le tamborre, poi oltre alla chitarra, vabbè, io suono il basso e il mandolino. Anche se per quando registro il mio mandolinista, che non lo cambierei per nulla al mondo, anzi lo saluto, Massimo Pizzello, carissimo amico, e poi ormai è uno dei più vecchi della Paranza. Ormai siamo rimasti soli, perché poi un altro purtroppo lo voglio pure ricordare. Sì, Attilio Cobianchi è venuto a mancare per colpa del Covid l'anno scorso, per noi è stato uno dei pilastri della Paranza improvvisata, e altri poi comunque si susseguono, perché coristi e altri tamburrari li piglio all'occasione, perché poi ecco, le coriste tamburrari e i danzatori bene o male vanno dove stanno queste feste così, quindi non hanno mai tempo per provare, non hanno mai tempo. Allora io molte volte c'ho sempre un gruppo ristretto, poche persone, che però sono, mi posso fidare che quando andiamo a una parte dico siamo tre, siamo quattro, siamo cinque, veramente siamo quel numero là. Senti, Quindi lei, la prima cosa, ma ti cacchia il mandolino là sempre spessotto. no, per il momento no, qua c'ho solo, perché devi pensare che stiamo parlando dalla mia camera da letto. C'ho Senti. solo le tamborre e i ficcaballanti, tra parentesi, quelli li faccio io, Ho imparato pure a farmeli. Quindi, Cosa, Tamur? Senti, dimmi una tamborre e cosa, ma. ficcaballanti. Senti, dimmi una cosa, ma. E mo c'ha da far sentire la muriata del Volturno, però. Certo, tamburiata del Volturno, che però la facciamo con la chitarra. Questo è stato un pezzo che sono contento, perché ci sta. Il videoclip insieme a Marcello in uno studio, l'andammo a registrare. Non avevo ancora il mio studio di registrazione, e all'epoca registravamo a Santa Anastasia, CP Studio, e ci sta il video che siamo io e Marcello che stiamo registrando insieme. Una cosa molto bella, anche perché lui è stato veramente lui è stato il mio maestro per la musica popolare. Tamburriato molto, poteva te che sono, è buttata da nozione, da storia e sanazioni, cada vorrei fare il fatto, c'ho mai alla tua, e da scusa e purità, c'ho mai la libertà, sono una solita e passando da schiena ora fare morire mi tenterò l'amore che sotto la morte mi tenterò l'amore lo tocco ma c'è la dura Bravissimo, bravo. Se, insomma, ci hai fatto proprio. Senta, vuoi parlare un po' del tuo gruppo, delle persone vuoi parlare un po' di quello, delle persone che ti circondano e che collaborano con la tua attività? Allora, io ho piacere, ho già parlato di Massimo Rizzel, che è, diciamo, il mandolinista, ed è quello poi che ha curato la copertina del CD quest'anno, perché io volevo una cosa molto particolare, che è tutto. Però poi voglio citare, più che i musicisti che vanno e vengono, sono gli scondini, voglio citare le persone invece che mi aiutano a fare i format, quelli della ricerca musico-antropologica, che sono Lello Mengoni, il professore Lello Mengoni, che è il dicitore poi dei format, è quello che spiega tutte le mie ricerche, anche perché io poi, ecco, se devo cantare, se devo presentare una canzone, riesco a, però se poi devo presentare tutta la ricerca, tutta come l'ho impostata, come l'ho scritta,
avanti alla telecamera mi impappino, che devo fare? Vado in palla e non riesco ad andare avanti. Quindi adopero questo amico che è un vecchio professore della Federico II che si prende il papillo mio, se lo legge e me lo registra e noi mettiamo così e poi ci passiamo le varie musiche e le cose che io reperisco live, diciamo, dei vecchietti. Quindi Lello Mengoni, poi ci sta Rocco Donatelli che è il titolare di quel canale YouTube dove mettiamo tutte le... ci sono quattro salti nel folklore, troverete, poi ci sono la musica dei nostri tempi, musica e folklore di Castelvolturno, sono i vari format che abbiamo fatto. E questo è tutto. Dimmi una cosa, ma tu fai pure, cioè tu scrivi musica e testi? Cioè, come? Scrivi sia musica che testi? Sì, scrivo. Allora, io mi occupo tutto, mi scrivo la musica, i testi e mi scrivo anche gli arrangiamenti addirittura. È proprio un lavoro, cioè, perché io cioè, già so come deve essere. E sono un cacacacchio mai visto quando registriamo. Beh, giustamente. Ma tu lo sai che mo con tutta questa cosa che ti è, sicuramente ti ha già venuto a trovare la casa, già per tutto quello che ti era Ma detto. quando vuoi, poi ti do l'indirizzo, mi trovi facilmente, ti mando la posizione. Lello, io però tu devi venire pure da me, visto che tu sei si può dire il sacerdote del volgo. Ma io sono uno che canta, che è innamorato di questo fiume, no? E guarda che allora mi devi anche venire tu a trovare, Ma perché io come no, poi sai sicuramente. perché ti porto a vedere dove nasce il Volturno? Certo, Ci sei mai stato? allora io sono stato aspetta, una parte dove ci passavo e ho fatto anche il bagno, però non sono sicuro. Che a Castel di Sangro, No, non ci passa lì il Volturno. a chi usava, allora dove mi sono buttato convinto che era il Volturno. No, comunque a Castel di Sangro avevano detto che c'era stato, anche disse che più me avevano un frate che stava all'angolo Pastrema. No, tu devi venire perché dove nasce il Volturno, lì ci sta pure la zona archeologica dell'abbazia dei Benedettini distrutto dalle sale della Cena a San Vincenzo a Volturno, dove mi devi venire a trovare perché tu da noi qua dove nasce il Volturno, che poi adesso sono terre molisane, ma comunque era terra di lavoro pure là. Quindi, Sì, ma quella era estesissima terra di lavoro. Difatti, io c'ho un gagliardetto dove dice, chissà dove, non mi ricordo come me lo trovo. Comunque, terra, provincia di terra di lavoro con uno stemma tutto particolare e tutto, cioè, No, giallo. guarda, poi quando finiremo questa diretta, siccome mi hai veramente accarezzato il cuore, ti faccio due regali che secondo me apprezzerai molto. Intanto dobbiamo parlare brevemente dell'ultimo tuo lavoro, il CD, prima di salutarci. Sì, allora l'ultimo mio lavoro lo faccio vedere, eccolo qua. Si chiama Graffiti Popolare. Non è pubblicità in quanto io lo regalo. Ecco, viene Massari dietro, ci sta la statua del Dio Volturno con i titoli delle canzoni. Ecco qua. Allora, sono 12 tracce dove troverete parte delle canzoni che ho fatto, poi ce ne sono altre. Però di queste tracce qua ci sono anche i video su YouTube dello Traisci, quindi se volete, chi non ha l'opportunità di poter prendere questo, va lì, si può scaricare video e audio Lello, tranquillamente. ma tu lo sai che tu sti CD che te me ne darà prima o poi, eh? Quindi, io sono Non c'è molto carnale. problema, non c'è Li problema. posso pure scaricare da YouTube, ma io sono molto carnale, me ne ha dato a mano che cose. Ma difatti, come io sono uno che ama i libri, no? Dice no, ma io mo ti mando quello scaricabile sulle cose. No, io voglio libro cartaceo, Pensa che mo mia moglie mi caccerà a casa, che noi facciamo soprattutto convegni storici, tengo tanti chili libri che fra poco mia moglie mi ha detto o tu o i libri, maggiore come maggiore. allora io ti dico questo. Io vivo in una villa che mi ha lasciato mio padre. A Castelvolturno era la casa di famiglia, diciamo. Sono tre camere da letto, un salotto che non finisce mai. Poi c'ho la dependance, che sono due camere dove ho fatto lo studio. E in ogni di queste camere io ho delle librerie, cioè c'è una parete di tre camere più giù a 3-2
dove io ho delle librerie, perché poi divento pure geloso, non li presto, non li do, cioè, libri o mia. Ma mi sembra giusto, ma mi sembra giusto. Devi solo vedere un domani da qua a 100 anni che la libreria chi la devi lasciare, a qualche No, fondazione io qualcosa. spero, allora, io penso che ormai ho passato il rischio, penso che non mi sposerò più, non riuscirò a avere figli, perché poi a 50 anni, cioè dovrei essere, no, dopo fa. Non hai mai detto l'ultima parola. No, ma non mi manca. Ah, il problema è questo, l'ultimo erede sarà mio nipote, figlio di mia sorella, però lui non si è avvicinato alla musica. Lui ha studiato pure un poco con me il basso, qua là, però poi non tiene questa cosa. Io spero un domani che questa casa qua diventi un museo dove appunto si ricorderanno di me, di tutto quello che ho fatto per questa terra, delle mie composizioni, dei miei libri, delle, che ne so, boh, spero. Poi quello che tanto, poi se non ci sto più, non me ne frega più di tanto. L'importante è che ci Ok, dica bene. no, non è vero, Lello, il problema è che bisogna lasciare il patrimonio quel patrimonio immateriale, più valore del patrimonio materiale, quello va lasciato e custodito e lasciato in custodia a qualcuno, a qualcosa che Ma qualche io ente, perciò quando mi chiedono di collaborare, dice ma possiamo prendere il pezzo in figlio, tranquillamente, non ti preoccupare. Allora, ma qualche... Ebbene. voglio raccontarti una cosa prima che finiamo perché ci tengo, sono molto orgoglioso. Allora, io sia nella 2021 che nella, no, dal 2020 e 2021, dai padri salesiani come si chiama? I padri salesiani del Don Bosco di Forna, ho avuto 2 volte un premio come uomo sociale dell'anno, perché mi chiamarono questi signori da Don Bosco di Forna, dice noi abbiamo una piattaforma internet che abbiamo formato per tenere compagnia delle persone anziane che stanno nella quarantena e non si possono comprare a casa, non possono uscire. Dice, abbiamo visto che tu hai fatto dei format per dividere questa musica che potrebbe piacere a loro. Possiamo adoperarli? Ma come no? Voi andate tranquillamente e prendete. E loro ogni giorno mi dicevano, abbiamo trasmesso questa, mi dicevano tutte le cose così. Quindi erano più di 20 puntate di format, tutti i videoclip delle mie canzoni. Quindi ho fatto compagnia, diciamo, indirettamente a queste persone anziane. E mi hanno chiamato poi quest'estate che mi hanno voluto consegnare questi 2 premi come uomo sociale dell'anno lì al Don Bosco a Forna. E ciò è nata poi una cosa, io vedevo che ogni sera qualche ragazzo, qualche ragazza si iscriveva di Forna, si sono iscritti nelle mie pagine. E è successo questo, che adesso ho ma avevo assai di fan che mi seguono dall'isola di Itri. Cioè, comunque c'ho mezzo Lazio, non vi voglio elencare tutti i nomi perché poi c'ho mezzo Lazio che ascolta Lello Traisci ed escono pazzi. Ebbene, una volta un mese, un signore di questi qua da là, che io gli faccio trovare le pile di CD perché vanno da lui e lui li distribuisce. Questo è il regalo più bello che mi sono fatto, proprio perché riuscire a portare la mia musica nel Lazio, poi voglio dire che nel Lazio comunque il dialetto napoletano pure lo conosceranno, però comunque non lo ascoltano. Lello, 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 Dimmi. noi qua siamo Lazio Meridionale, siamo Alta Tre di Lavoro, poi tra l'altro Formia è tra l'altro ai Salesiani, è di fronte dove lavoro io, quindi lo conosco Ah, bene. ecco, quindi Formia, Formia, no, allora Formia. conoscerai a Mario Bianchini. Ma io ci sto poco perché io sono più, poi ti È spiego questo perché sono più. signore che ci ha fatto una pubblicità, e comunque guarda, io Niente. sono orgogliosissimo di questa cosa. Sente, Lello, noi il Lazio è per i Giacobini, noi siamo sempre Alta Terra di Lavoro, quindi siamo a nord della Terra di Lavoro. Quindi una Pupitano conoscono buono, tra l'altro Formia è un quartiere periferico di Napoli, perché ce ne stanno un sacco di Formiani, quindi Napolitano stanno là, Scauri, Formia. Ma noi napoletani siamo dovunque, noi Ma siamo in dico, tutti i punti. quindi Cassino, Formia, noi siamo all'Alta Terra di Lavoro, quindi pure da quella parte. Ma d'altronde, Lello, quello che fai... No, ma mi devi credere, sono contentissimo di Sì, questa cosa e sono ci contento. credo. Stanno vedendo di organizzarmi per fare uno spettacolo. Difatti, io voglio fare, io penso che quest'estate, da mo' in poi, come ho fatto questo Natale
ho portato tutte le canzoni della tradizione natalizia, no? Cominciando da quando nasce Nin di Sant'Alfonso Mare dei Liguori, poi ho fatto Anferta che non la facevo più nessuna, poi ho fatto Amarone dei Mandarini, che è una bellissima poesia che ho musicato, cioè hanno musicato altri, io l'ho ripresa, e me la sono andata a cantare in alcune chiese, ho fatto alcuni spettacoli in alcune chiese proprio per far riascoltare alla gente i canti tradizionali, perché parlandoci chiaro, poi lo dico proprio in napoletano, a me Jingle Bell mi sta sulla voce, cioè non ce la Ma faccio più. sono musiche Giacobini Chiattigli, Mesa Gazzetta, lascia perdere, non serve a niente. Sì, ma tu lo sai come si dice, no? Quello che tu trattieni per te lo perdi per sempre, quello che tu doni agli altri lo trattieni invece per sempre. Quindi quello che fai tu è qualcosa di straordinario. Senti, Ti ma io ringrazio. ti devo salutare, ma la Madonna dei Mandarini ce la puoi cantare un attimo? Come no? Ci andiamo in musica, dai. Angela Angiulilla, non fa che la gatta fa. O oh, signore, di una cella, scura scuro fa zanzara. Cosa vuota na te dice, fa venire a San Pietro ca, e San Pietro un barisce, ne signore, qua novità. In una cella scura scura, la giubilla, senza plato, e cammina a fare acqua, perché ha fatto un'ottata. E San Pietro vuole spalla, e risponde, sì signora, stata attenta, dice Dio, catastrava di partita. La giurina dalla ditta, basatina dalla dieta, quei signori, dice San Pietro, fanno Santo zitta così voglia, paradiso come Dio, se ognuna sarà figlia, paradiso giusto Dio. A Maronna, quando è notte, ognuna rorma sonno china, anna scusa e tutto quanto, bella porte mandarina. Bello, c'è stato un tuo amico che è entrato là, chi è quel cane? Chi è quel tuo compagno che sta sul letto? Ah, ecco, quello è mio figliuolo, quello è Pippo, eccolo qua. Lui è Pippo Traisci, il mio amico pelosetto che si è svegliato. condivide la mia vita, è la cosa più bella che c'ho. Bello, ci hai chiuso con un pezzo veramente emozionante, la Madonna dei Mandarini, nel periodo, poi la zona che ha lavato forma, di suio, cazzo e forte, terra culturale e mandarini, quindi ecco perché te l'ho chiesta, pure mio padre è nato a suio, quindi insomma, poco ammescato, insomma, Sono contento. Guarda, sono contento ed emozionato che ti è piaciuto, spero che piacerà anche alle persone che ma a te è piaciuto vedranno stare con noi? la puntata. Quindi, Ti è piaciuto stare con noi? come no, ci mancherebbe altro, anzi approfitto, qualsiasi volta volete ci mettiamo d'accordo che non ci Ma sono. no, faremo Ma una canta pure Pippo. trasmissione sul politico sociale, l'ho preso l'impegno con te. Senti, Bene, allora tranquillamente. tu mi devi dire quando farai i prossimi concerti, vedendo mia moglie che è ballatrice, quindi... Bello. E quindi quando fai, ma da far sapere che è giovane. Io ti ringrazio, Come veramente. no, così figurati. Io Ti devo spero, dire una cosa. quanto prima, perché questa pandemia ci sta mettendo proprio in ginocchio. Io Lello, dico questo,
Io sono fortunato perché io lavoro e tutto, però chi fa questo per mestiere veramente non è, non è giusto. Lo Stato italiano non ha dato nessun aiuto agli artisti. Bello, nemmeno sotto i bombardamenti si fermò il teatro e la musica. Qui adesso siamo in una fase in cui si sta trasformando in pandemia, in endemia, endemica. E quindi, vabbè, questa è una storia. No, io comincio, faccio brigante, io sono zampetista, quindi zampetista. Lello, tu lo sai che io la mia suoneria è il canto dei sanvedisti, perché il canto dei sanvedisti è l'unico canto del popolo vero, autentico, che capisce tutta cosa. Io la faccio sempre quando sono in uno spettacolo e ti dirò, qualche volta ho avuto qualche musicista che ha tenuto pure un poco da ridire, dico, mi fai la cortesia, se non ti sta bene la sala. Hai fatto pure mentre Bella Ciao e Brigante Samoro la cantano i Radical Chic, quindi che fanno a ribellione a rivoluzione solo con la bocca, ma non nei fatti. Sì, no, oppure sono dei rivoluzionari da tastiera oggi. Perfetto, l'unico canto veramente del popolo è quello del canto dei sanfedisti. E che capirono tutte cose. Tua roba cambiava il mondo, stava cambiando il mondo, loro lo capirono. O popolo che capisce tutte cose. Senti Lello, io ti devo dire ti devo confessare una cosa. Io sapevo che eri bravo e tutto, ma sei stata per me, e ti chiedo scusa, una sorpresa piacevole. Non pensavo di avessi Io sono contentissimo, guarda, sono contento, anche perché fare questo nuovo modo di apportarsi al pubblico grazie al web a me fa piacere. Sì, però, come vedi, sono veramente quattro chiacchiere. Alla fine dovevamo parlare di musica, ma abbiamo parlato di tante altre cose. Allora, io dico questo, che la musica popolare, io perciò l'amo, la musica popolare è popolare perché? Proprio perché parla di tutto quello che è la vita. La musica popolare è nata come racconti e canti dei contadini, delle lavandaie, dei pastori, che si raccontavano problema, quello che facevano e passavano le loro serate intorno a fumo, perché divino schietto. Allora, io voglio dire solo questo, perché voglio ricordare, ecco, bello Pippo, voglio ricordare un attimo a mio padre. Io ho avuto la fortuna, è il mio cane che sta suonando, Pippo, ho avuto la fortuna di crescere con la musica degli Intillimani. Ho avuto la fortuna di sentire la prima formazione della nuova compagnia di canto popolare. Ho avuto la fortuna di conoscere le Nacchere Rosse e i Zezi. Ci ho suonato con Colasurdo, abbiamo composto tante belle cose. Quindi mi reputo un fortunato. Adesso sto facendo questo percorso in solitaria proprio per portare lustro a questo paese che è Castelturno. Che voglio dire, nessuno mi paga, nessuno lo faccio, proprio perché io amo questa terra, perché la vivo, cioè ci vivo la mia quotidianità, ci vivo, c'ho gli amici, c'ho, quindi io spero che con la musica, ecco, dato che si parla di tutto, si possa pure risolvere, non dico tutto, ma almeno una minima cosa dei problemi che noi abbiamo. Te l'ho detto, faremo un'altra trasmissione su questo, perché forse non da noi, nella nostra terra, la civiltà non c'è passata, noi la civiltà l'abbiamo fatta, che è diverso, e quindi inutile che stiamo a discutere. Quando io lo dico nella canzone della Madre Matuta, no? Arriva chi su giù, ma storia si faceva e oggi noi la stiamo a cantare. Ecco, che cosa vuole dire se si fa? Beh, la storia l'abbiamo già fatta, non ci rimane solo di cantarla, perché poi non ci date più la possibilità di fare. In cui tu hai espropriato le ricchezze,
Ma dimmi tu, sto popolo, cosa devi inventare più? Ma guarda, ti ripeto, guarda, non mi va, se no facciamo una trasmissione, vedi, siamo arrivati, non mi va, se no facciamo 2 ore trasmissione, ne faremo un'altra che parliamo di questo, state tranquilli. Dico soltanto una cosa, la musica popolare deve anche per rinnovarsi e per non morire, deve ritrovare anche il percorso del sacro, perché la musica popolare, popolo e tutto, ma soprattutto legata al sacro e al cattolicesimo, che noi siamo sempre stati popolo cattolici. Comunque, Lello, io ti ringrazio. L'evoluzione, allora io ci tengo a dire questa cosa perché mi piace molto. Allora, noi cristiani cattolici abbiamo avuto una evoluzione delle religioni, partendo dalle Mater Matuta, che dalla Cibele, quando vennero poi i greci, che guarda caso la dea Cibele mandò in mano proprio Adamo, no? E Sì. quindi con i corribandi che la veneravano. Noi abbiamo avuto un progresso di religione che alla fin fine, come vedi, erano tutte donne le divinità, no? Perché col matriarcato e tutto. Poi adesso abbiamo, ecco, la nostra religione che ovviamente si apporta a quello che è la vita di oggi, perché se no mica potevamo rimanere all'epoca che facevano i sacrifici umani, voglio dire, non siamo Ma infatti, Lello, il cattolicesimo è la religione, perché è la religione della vita molti, eterna. molti riti nostri cattolici cristiani, come quello dei Gidi a Nola, come quello dei Bottari di Macerata Campania, sono riti che comunque abbiamo mantenuto nella tradizione pagana oppure Perfetto. pre-cristiana e poi li abbiamo portati avanti, perché comunque noi ce l'abbiamo intrinseco, che da quando siamo nati come esseri umani abbiamo comunque venerato un qualcosa di pre. Il trascendente è sempre stato presente dentro di noi, però il cattolicesimo non dimentichiamo che la nostra religione è Dio uno e trino, e quindi venne per portare l'amore e per cancellare i sacrifici umani, perché comunque il paganesimo ha mantenuto viva era forme sacre, ma anche delle forme sacre certe volte perverse. Comunque, Sì, vabbè, ovvio, su questo. Io ti abbraccio forte perché sei stato veramente bravo. Ti auguro camarona d'accompagna, bello. E ci sentiamo presto perché tu sei passato un guai con me. Ti Non c'è saluto. problema, fossero tutti, ma ne voglio 100 di me. Ciao, Tranquillo. Ciao a grazie. tutti, grazie a voi, un bacio a tutti.